Plata Uniri. Bella raga, siamo appena arrivati a Bucarest, Romania, quindi musica, maestro. Sono qui a fare un po' di cinema in Romania con Igor. Guardate quanto è brutto questa barba. Vi dico solo che quando siamo arrivati all'aeroporto gli hanno chiesto la patente perché la fotografia della carta d'identità non mi riconosce. Era un ragazzino quando ha fatto la carta d'identità, invece adesso è diventato un talebano perché ha fatto il corso accelerato di terrorista e quindi volevano fargli tagliare la barba. Comunque raga, partiamo da qui, partiamo subito con qualche informazione. Violini ce n'è. Luoghi comuni ne abbiamo? Violini zigani ce ne abbiamo. Violini zigani. Partiamo subito con un'informazione che può tornare utile. Dall'aeroporto a Piazza Uniri, Plata Uniri, abbiamo preso il pullman numero 783. Abbiamo speso 8 lei e 60. Quindi si spende davvero poco. Quanto ci abbiamo messo, Igor? Che ore sono? Che le sente la vecchia come scatarrava. Sì, sì. Cioè, vecchie che scatarrano qui in centro a Piazza Uniri. Sì. Comunque, dalle 12:15 sono le 13:45 minuti per arrivare dall'aeroporto al centro di Bucarest, Piazza Uniri. Una quindicina di chilometri. E via, raga, partiamo da qui. Allora, cadono stallatiti. C'è un bel freddo, c'è un grado ed è la massima. Abbiamo visto le previsioni del tempo, stanotte caleranno a meno 14 gradi. Qua è pieno di neve, la gente sta spaccando la neve, si vede che c'è stata una bella nevicata. In giro per questa strada si sente un profumo di roba di panettieri, infatti adesso mi sa che mi fermo subito a mangiarmi qualcosa. Siamo appena arrivati e per tre lei ho preso uno strudel di formaggio, non so come si chiama, però c'è una fame pazzesca. Partiamo molto bene. Finalmente siamo al ristorante, raga. Iniziamo così, con questo bel piatto di mici, che sono delle salsiccette romene, e poi dei bustelloni sempre di maiale. Vediamo. Mi mancavano i mici. Questa bella mostarda, guarda qua. Buone patate con pancetta e cipolle. Igor, cosa ne pensi di questa cucina romena? Mi sta soddisfacendo. Cosa ne pensi di questo sambucuresti? Ma col freddo che fa fuori o ti copri o ti ubriachi. Allora Igor sta partendo un po' abbottonato, ma voglio vedere se dopo questa boccia di sambucuresti continuerà a tenersi la sciarpa oppure se inizierà a fare un po' di cinema. E Scarface a Bucarest. Oh, ma che bel piatto che c'hai. Ho pensato a mangiartelo. Ok Igor, oddio, freddo della mano. Sei carico, ti sei proprio acclimatato col tuo berretto romeno. Raga, quanto in Gore-Tex da 50 euro. Ok, una boccia di vino e due bei piattoni e grappa che ci hanno spacciato per amaro. Almeno loro era grappa, era. E grappa, vabbè, grappa romena. Abbiamo grappa e basta. Beh, la loro grappa, cioè
200 lei, raga, 200 lei. Adesso stiamo andando a cercare il nostro albergo. Aspetta. Cioè in realtà è un appartamento e ci hanno lasciato una mappa del tesoro per mail. Adesso dobbiamo cercarlo. Ci abbiamo tutte le istruzioni sul cellulare. E facciamo vedere la caccia al tesoro per questo appartamento romeno che mi ma sa che... Allora, raga, dicevano che come ingresso, le recensioni dicevano l'ingresso... È una merda. Com'era l'ingresso nelle recensioni? Fatiscente, cioè. Però... Però siamo in centro, sì, ho capito. Ok, raga, l'ingresso dovrebbe essere molto fatiscente, una roba strana, però... Una roba parcheggiata così. Però secondo l'appartamento è tosto. Ora. No, no, non è questo, adesso sì, vediamo. Perché sono tutti sfumati così. Ma va, non può essere questo. Sono le macchine parcheggiate di culo. Oh mio Dio, mi sa che siamo arrivati. C'è una mail che dobbiamo seguire con tutte le istruzioni, con l'indirizzo, il codice per una cassaforte che c'è proprio in strada. Dobbiamo mettere il codice ed entriamo, raga, vediamo, vediamo se lo troviamo. Igor, allora, fammi vedere il tuo zaino dell'Invicta che non sfoderavi dai tempi delle elementari. La colpa è di Wizard di merda che non ti fa portare i trolley normali. O compri quelli delle Barbie. Guardate dove siamo capitati, raga. Questo. Ok. Oh, guardate, sì. Ok. Queste sono le istruzioni, raga, con tutto il da farsi. Dai, vai, vai, metti il codice. Andiamo. Siamo arrivati, siamo dentro in questo postaccio, guardate dove cazzo siamo andati a finire. Che piano è? Ok, raga, siamo al terzo piano, appartamento numero 14. Oh, che schifo, guarda. Oh mio Dio, che io salire a piedi. Allora, terzo piano, appartamento 14. Queste sono le chiavi. Non ce la fai a schiacciare l'entrata? No, ho schiacciato, ma non funziona un cazzo. Non va. Non va l'ascensore. Non va l'ascensore. Ah no, chiusi la porta dietro. Oh, mi sono impigliato. Adesso sì che va. Ah. Bello. Oh, dove siamo capitati, oh. Perché tutti i lamenti del mio cazzo di Invicta. Questo è oro, ragazzi. Esci di là? Di là, no, di qua. No, si è bloccato. Oh, si è bloccato pure, siamo bloccati. Siamo bloccati serio. Oh no, non ci credo, siamo bloccati. Vai, vai, chiudi, chiudi, oh. Siamo bloccati. No. Vai, schiaccia ancora. Siamo bloccati. No, raga, siamo bloccati. Oh, siamo bloccati nell'ascensore a Bucarest, raga. Ci credo. No, non ci credo. Chiudi bene. Abbiamo suonato l'allarme. Stiamo oh. Già. Torniamo okay. Giù. Torniamo giù e saremo qui. Non ci arriva. Più di un tot non arriva, secondo me. Oh, raga, bloccati. No, adesso a stiamo Bucarest. Scendendo. Stiamo scendendo, ce la facciamo a piedi. Che cazzo sì, dobbiamo fare? Oh. No. Sì, siamo a terra. Non va. Ok, raga, niente. L'ascensore non va. Quindi ce la facciamo a piedi. Guardate in che cazzo di posto siamo capitati. Ok, vediamo un attimino com'è la situazione. Non promette per niente bene questo palazzo. Guardate qua, che ascensore, vecchia scuola, raga. Igor, sei felice dell'appartamento che ho scelto? L'appartamento ancora non l'ho visto. Diciamo che promette veramente bene. Terzo piano dov'è? Ok, appartamento 14. Igor, vai, fai te. No, non apre.
Uff.